Nessuno può sentirsi al sicuro. In un paese dove si ammazza perché qualcuno ha pestato delle scarpe. L'unico modo per celebrare la vita di Francesco Pio Maimone è occuparsi di tutto questo e non far finta che sia solo una storia di ghetto. Il gioco è semplice, è una regola fondamentale, una pressione costante, nome del clan, ce lo balla. Lo Stato difende i suoi cittadini, informarsi, approfondire, continuare a vivere. Siamo a Napoli, siamo a Mergellina, lo spazio dinanzi al golfo dove da sempre si ritrovano i napoletani, i turisti che vengono a Napoli, storico luogo di taralli e birre, per intenderci. Lì si trova un diciottenne, Francesco Pio Maimone, con i suoi amici. È la notte tra il 19 e il 20 marzo e accade qualcosa. C'è un giovane rampollo di camorra, si chiama anche lui Francesco Pio Valda, ha 20 anni, discendente di una famiglia camorristica, di Barra. Qualcuno gli pesta i piedi, gli dà un pestone al piede. C'è molta ressa a Mergellina e le sue sneakers nuove vengono macchiate da questo pestone. Caccia una pistola, inizia a sparare prima in aria, poi qualcuno, secondo le diverse versioni, lo accusa di avere una pistola a giocattolo. Proiettile raggiungono al petto Francesco Pio Maimone, che niente stava facendo se non stare lì con gli amici a Mergellina, e muore quasi all'istante. Francesco Pio Valda, accusato dalla procura di essere stato colui che ha sparato. Si può morire così, così. Si può sparare perché qualcuno ha subito un pestone alle scarpe nuove? Ecco, se non vogliamo che resti soltanto il disgusto, ma vogliamo comprendere cosa sta succedendo, cosa è successo, cosa sempre succede, bisogna prendersi del tempo e analizzare. Questo è l'unica cosa da fare anche per rispettare questa vita cancellata da questa barbarie. In questi territori l'ossessione di camorristi, e non solo di camorristi, è l'onore, la rispettabilità. Onore e rispettabilità nelle sintassi camorristiche, o dovrei dire più genericamente criminali, afferiscono alla sfera della paura. Cioè, ti senti rispettato non se qualcuno ti stima, ma se qualcuno ti teme. Il tuo onore lo senti tutelato e protetto quando nessuno osa avvicinarsi a te o avere a che fare con te senza deferenza. Sono cresciuto in un territorio complicato, e dove tutto è codice. Quindi so bene cosa significa, per esempio, anche solo guardare. Guardare una persona significa entrare nel suo territorio, e per farlo devi essere autorizzato. Lo puoi guardare se sei un amico, lo puoi guardare se sei un parente. Se lo guardi senza autorizzazione, lo stai invadendo. Sono logiche incredibili, cioè proprio non credibili, ma com'è possibile che accadano? Bene, avvengono nei territori dove non c'è niente. Niente. Corrado Alvaro diceva: quando non hai nulla, non hai la possibilità di realizzarti, non hai la possibilità di lavorare, non hai la possibilità di crescere, l'ultima cosa che ti rimane è mettere paura. Ma attenzione, tutt'altro questo discorso che giustificativo verso questi atteggiamenti. Anzi, il ragazzo assassinato, Francesco Pio Maimone, anche lui era di un quartiere difficile, come il suo presunto assassino, e di Barra. Francesco Pio Maimone è di Pianura. E lui non era né camorrista, né affiliato. Anzi, chiedeva di poter essere chiamato come muratore per arrotondare, e sognava di aprirsi un locale, una pizzeria. Quindi non si è determinati rispetto al territorio dove si cresce, ma allo stesso tempo bisogna comprendere i codici di questi territori. Francesco Pio Valda discende da una famiglia affiliata con i Cuccaro. I Cuccaro sono un clan dell'infinita costellazione di criminali
e di Barra. Sono un clan di narcotrafficanti, rivali del grande sodalizio dei Mazzarella, che in quel territorio, San Giovanni a Teduccio, Poesino, al centro storico, hanno da sempre egemonizzato. La figura centrale del clan, Angelo Cuccaro, detto O Fratona, divenne, diciamo, celebre alle cronache, come si dice in questi casi, perché partecipò a una festa religiosa, i Gigli di Barra, il Rolls Royce. E questo significa che la loro pratica criminale è sempre stata quella di ostentare violenza e potere. Proprio perché è un clan piccolo, proprio perché è un clan sostanzialmente marginale rispetto ai Sarno, ai Mazzarella, la loro forza era, ed è tuttora, l'essere sanguinari, il non mantenersi, il non fare strategia sulla violenza, la violenza prima di tutto. Il padre di Francesco Pio, Ciro, ammazzato nel 2013, aveva accoltellato la moglie incinta durante uno scatto di ira per gelosia e aveva iniziato a frequentare un gruppo scissionista dei Cuccaro, Aprea, ancora più violento del gruppo in cui militava. Il fratello di Francesco Pio Valdo, Luigi, è in carcere, in attesa di giudizio, accusato di aver sparato un sedicente in una pizzeria di Barra. La domanda che ci si pone è, per chi conosce le logiche mafiose, ma un atteggiamento del genere, cioè sparare a un ragazzo innocente, non dovrebbe essere sanzionato dai capi stessi delle organizzazioni criminali? Beh, era così sino a qualche anno fa. Un omicidio del genere porta attenzione, attenzione verso il clan, attenzione verso il quartiere, blocco delle attività criminali, repressione, quindi stai perdendo soldi e soprattutto perdi la faccia dinanzi alle persone che dalla camorra vogliono controllo, non disordine. Nella logica mafiosa il disordine lo dà la legge, lo Stato, l'incapacità burocratica, l'incapacità politica, l'ordine lo dà l'organizzazione criminale, ma non è così in questo caso. In passato la camorra puniva fisicamente, ammazzandone i parenti o addirittura l'esecutore, chi uccideva innocenti. Perché non sta accadendo più? La risposta è amara. È disonorevole ammazzare una persona innocente. È disonorevole ammazzare una persona disarmata. Ma è il capitale della paura che conta. Quindi, oggi, anche ammazzare così a caso ti aumenta la rispettabilità. Cioè, ti aumenta la paura che incuti. E quindi il tuo gruppo, chi ti è vicino, semplicemente chi è secante a te, inizia a essere terrorizzato da te. E quello è un capitale che ti spendi. Il fratello della persona accusata di omicidio, per esempio, è finito in carcere per aver ferito un sedicenne in una pizzeria, secondo una logica mafiosa, avrebbe dovuto subire l'onta. Ma come, ti fai il carcere per un'idiozia del genere? Ti fai il carcere perché non hai saputo mantenere un minimo la rabbia? Com'è possibile? No, perché tutto va a minare. Cioè, se sei, per esempio, se qualcuno ti risponde semplicemente a un'accusa che tu hai fatto, qualcuno ti risponde, questa cosa senti, il camorrista in questo caso, si sente sminuito. Sente che quella persona gli sta togliendo l'unico capitale che si spende, l'intimidazione. L'onore significa che tutti devono avere paura di me, che tutti devono abbassare lo sguardo, che tutti devono venire a chiedermi cose per favore. Nessuno mi può avvicinare come se fossi un uomo qualsiasi. L'altra grande ossessione, l'essere anonimi. Da quando seguo queste storie, mi è capitato moltissime volte di incontrare morti innocenti, persone che vengono ammazzate senza alcuna ragione, uccisi per caso, presi per caso da proiettili. Non dimenticherò mai, per esempio, Annalisa Durante, 14enne, Forcella, nel 2004, ammazzata mentre sta camminando in strada, finita in un conflitto tra camorristi. Nel 2012, Pasquale Romano, 30enne, esce da un palazzo e lo ammazzano. Perché? Perché somigliava a un killer che doveva essere ammazzato da questa paranza che
era sotto questo palazzo da cui lui è uscito. Poi, sempre nel 2012, Andrea Nollino, quarantenne, era fuori dal suo bar al mattino, fuoco incrociato tra due gruppi che si stanno inseguendo e sparando, e un proiettile lo prende, così, ammazzato mentre stava lavorando fuori al suo bar. Nel 2015, quartiere Sanità, Gennaro Cesarano, 17enne, viene preso da un proiettile sparato durante una stesa, la pratica che fanno le paranze, i gruppi di giovani camorristi che sparano in aria per mostrare che stanno conquistando un quartiere, una zona, e un proiettile prende il corpo di Gennaro Cesarano, che era in strada. Questa è la sua unica responsabilità. E sempre con la stessa dinamica, Michael Russo, nel 2015, anche lì una stesa, stavano sparando contro i palazzi, contro le macchine, così a caso, e un proiettile entra in un bar, lui era in quel bar, e viene ammazzato. Potrei andare avanti all'infinito, ho raccontato solo quelli di cui mi sono occupato, e neanche tutti, una piccola percentuale. Morti innocenti. Questo va a smentire anche la frase solita, si ammazzano tra di loro. E sappiate che ogni volta che c'è un morto innocente, sempre una parte di opinione pubblica, una parte di stampa, quasi sempre stampa iperlocale, tenta di ascrivere il morto ai morti di Camorra. Sapete perché? Perché così l'opinione pubblica sente, ah, non ci riguarda, è distante, è una storia che non ci può coinvolgere, se non fa violenza non subisci violenza. Il si ammazzano tra di loro serve a non occuparsi di questi temi, che riguardano in realtà tutti, non solo riguardano la città di Napoli, riguarda tutto il paese. Quando si dice si ammazzano tra di loro, si sta dicendo una grande idiozia, perché quando poi loro si organizzano, chi ammazzano? Qualche giorno dopo l'assassinio di Francesco Pio Maimone, muore un altro 19enne, colpito sempre a Mergellina. Questa volta però è un camorrista. Antonio Gaetano, detto Plasmon, 19enne ma già capo dentro la sua paranza di Pianura, stesso quartiere da cui proveniva l'innocente Francesco Pio Maimone. E l'estate scorsa aveva già subito un attentato a 19 anni. Vedete, essendo Gaetano un camorrista, non lo troverete nelle cronache se non locali, se non pagine di cronaca nera. Eppure un 19enne ammazzato. Questo racconta molto di un paese, racconta molto di quello che sta succedendo. Racconta molto anche di come sono cambiate le organizzazioni criminali. Racconta di generazioni disperate, che diventano sempre di più manovalanza attiva del crimine organizzato. E racconta del pericolo del vivere in un contesto del genere. Perché nessuno può sentirsi al sicuro in un paese dove si ammazza perché qualcuno ha pestato delle scarpe. L'unico modo per celebrare la vita di Francesco Pio Maimone è occuparsi di tutto questo e non far finta che sia solo una storia di ghetto.